Bravo. Io direi di fare ancora un applauso al nostro Pietro Vannucci, detto il Perugino. Abbiamo voluto ricordare la recente scomparsa di un nostro musicista italiano, insigne musicista italiano, Ennio Morricone. L'abbiamo così inserito in questo concerto dedicato, come vedete, a Raffaello Sanzi. Io volevo fare fra due virgolette ricordare che questa splendida Carpegna, che fa parte proprio del cuore del Montefeltro, terra di Federico da Montefeltro, insigne uomo politico, militare, letterato, acculturato, non se la fece scappare, se la tenne sempre ben stretta. Nel Montefeltro sappiamo che nacque Raffaello, che ebbe vita travagliata la sua giovinezza, mamma morì a 7 anni, il papà morì a 11, quindi poi si trasferì in quel di Pian di Meleto, e siamo sempre nel Montefeltro. Ebbe buoni rapporti, buonissimi rapporti lavorativi con Evangelista da Pian di Meleto, quindi siamo ancora immersi in queste terre baciate da Dio, io dico. In più, che altro dire? Che il nostro Raffaello, Perugia, Firenze e infine Roma, ha portato la bellezza della perfezione. Raffaello è il pittore per eccellenza ed è il pittore nato nelle nostre terre. Quindi noi non lo dobbiamo mai dimenticare, perché quello che siamo noi oggi lo dobbiamo a questi insigni personaggi che hanno vissuto allora. Pensate che come musicista anche il pregevole Riccardo Zandonai, che veniva spesso in queste bellissime terre della Carpegna, lontano dalla mondanità, per riflettere su se stesso, sulla propria musica, sulla propria opera, fu proprio qui in Carpegna che ebbe lo spunto per la composizione di quella opera bellissima che è Francesca da Rimini. Quindi lui ebbe proprio lo spunto in quest'area e in queste terre. Ed ecco perché questa sera il nostro Pietro Vannucci sarà il Perugino, il nostro carissimo Donato Bramante da Fermignano. Donato Bramante ebbe un ruolo fondamentale con Raffaello, l'aiutò anche a Roma, lo portò a vedere di soppiatto la Sistina, quando ancora Michelangelo se la teneva ben stretta. E abbiamo anche l'insigne Giovanni Santi da Colbordolo, padre di Raffaello, me stessa, che provo ad interpretare Margherita Luti, la sua donna amata e musa ispiratrice. Quindi abbiamo fatto una carrellata di insigni personaggi, abbiamo ricordato questa splendida Carpegna, che per noi è un onore essere qui stasera, perché è la prima volta che veniamo qua e siamo anche un po' emozionati, non lo nascondiamo. E quindi lo Zandonai, Raffaello, Evangelista da Pian di Meleto. Dobbiamo, nei momenti di smarrimento, ricordarci da dove veniamo, e ci passa lo smarrimento. La Comparsita è un tango di notevole bellezza e fu composto a Montevideo nel 1916 dal compositore uruguaiano Gerardo Rodriguez. Nel tempo fu il grande interprete Carlos Gardel che la portò a cotanta popolarità da essere considerato il tango più famoso e musicalmente bello del mondo.
Oggi viene tuttora interpretata da musicisti ed orchestre in chiave moderna. Noi la riproponiamo invece in chiave classica, eseguita magistralmente dal violino di Messer Pietro Vannucci, il Perugino, e dal pianoforte di Maestro Donato Bramante da Fermignano. Signore e signori di Gerardo Rodriguez, la celebre comparsita. Profumate fanno di questa città un dipinto impresso nel mio cuore e nella mia mente. Una città protetta dalla benedizione della Vergine che stende la sua mano santa su ogni creatura. Così il compositore decanta Granada e il suo cantar diventa gitano per lei. Gentile pubblico, dalla voce di Donna Margherita Luti, il violino del Perugino ed il pianoforte di Messer Bramante, di Augustin Lara, la bellissima Granada. Mi contorse vuoi.
Il brano che ci accingiamo ad ascoltare chiaramente non ha bisogno di commenti. È sufficiente dire che rappresenta in pieno la nostra patria. Decanta la bellezza e l'amore, l'amore per la vita, l'amore per la propria donna splendente come il sole. Gentile pubblico, del compositore Edoardo di Capua, la celeberrima O Sole Mio. Opera Dream eseguiranno è un brano di musica popolare di immensa bellezza.
ricordi infinite, gioie vissute e speranze future. Entriamo nel cuore di Raffaello, sentimentalmente molto legato ai suoi genitori, persi in età così tenera. Hanno indirizzato la sua vita al destino già dipinto per lui. Vorrei tornare indietro solo un momento, ma il tempo non si ferma, corre lontano. Maestro Raffaello, Margherita, Giovanni Santi tuo padre, Donato Bramante, fedele amico e collega, Pietro Vannucci il Perugino, tuo insegnante e sostegno in tenera età, ti dedicano il tuo mondo. Salotto e fu composta nel 1881
dal compositore Stanislao Gastaldon, giovane torinese. Narra la storia di una fanciulla che vorrebbe ripetere il ritornello di una dolce canzone d'amore che un bel garzone le canta ogni sera sotto il balcone. Ma sua madre glielo nega, glielo proibisce perentoriamente. Gentili signori, di Stanislao Gastaldon a voi la melodiosa Musica Proibita. Oh!
il possente, proseguiamo con un altro motivo classico, ma questa volta del genere Habanera. Un brano ispirato all'amore, un amore candido, dalle sembianze di una colomba. Ai Chiquita, perché tu non torni da me. Pensate, questo musicista di origini italiane la compose nel 1896 e non c'è altro da aggiungere. Signore e signori, di Sébastien Iradier, La Paloma. Thank you.
scrive, prende appunti, scrive delle cose belle, per carità. Speriamo. Terminiamo il nostro rinascimentale concerto con un tango italiano, famosissimo per la sua notevole bellezza e nel testo e nel fraseggio musicale. Scritto nel 1940, questo brano narra la storia di una donna che, mirando il mare, aspetta invano il ritorno del suo uomo amato, ma senza speranza. Può dirtelo il mare che muoio per te. A voi, signore e signori, con tutto il nostro cuore, del maestro Redi, lo struggente, Tango del mare. Grazie. Mare per te,
Grazie. Grazie. Chi è che è stato? Ho sentito una voce chiedere bis. Forte, forte, lo voglio sentire. Il pubblico è sovrano. Sempre. Sovrano? Sovrano assoluto. Chi omaggiamo stasera? Alessandro, dillo tu. Noi lo sappiamo che Raffaello era molto legato alla sua mamma. Cara, alla sua cara mamma. Dico cara perché le mamme sono tutte care, tranne che, però la mamma è la mamma, insomma. E quindi... Che sono sempre mamme. Non potevamo pensare forse quale, diciamo, bis o comunque dedica migliore a Raffaello, chiaramente, ma è una figura, come vi ho detto, universale, fonte di vita assoluta, la mamma, e quindi... Perché tutte le Madonne che... Beh, certo. Raffaello dipingeva, ne abbiamo riportate alcune. Questi rifacimenti, chiaramente, degli originali di queste Madonne ritratte evidenziano proprio in Raffaello questo forte legame viscerale alla figura materna, come un po' tutti, no? Siamo legati, io dico tutta la vita, il cordone in realtà non si stacca mai. Quindi dedichiamo mamma, cosa possiamo dedicare? Di Cherubini Bixio, mamma! Quel più bel giorno
Grazie. Ciao, chi è questa bimba? Come si chiama? Grazie, grazie tante. Grazie, grazie tante. Una bella bimba. Grazie mille. Un applauso ai nostri musicisti. Eccoci qua. Un'altra cosina? Tris. Facciamo un altro regalo a questa meravigliosa Carpegna, che bene ci ha accolto, questo pubblico così caloroso. Io intanto volevo fare solo un piccolo ringraziamento, perché ho paura che mi va via e poi mi dispiace. Volevo ringraziare la stupenda Anna Rita Carloni, un applauso, perché è stata lei a dire: prova a sentire il Carpegna, prova a chiamare il dottor Pasquini e venite su a fare un concerto anche da noi. E ho preso coraggio e ho chiamato il dottor Pasquini, con tutto l'amministrazione comunale ci ha accolto. Quindi ringrazio lei perché mi ha dato questo spunto. Grazie ancora. Signore e signori, terminiamo questo concerto con questo bellissimo brano, famosissimo, anche molto orecchiabile e dolce. Parlami d'amore, Mariù. Non è repertorio lirico, però. Thank you.
grazie mille ancora, tanti fiori bellissimi, proprio un omaggio grandissimo. Ringraziamo i nostri musicisti. Al violino solista, maestro Pietro Vannucci, detto il Perugino. Al pianoforte, maestro Donato Bramante da Fermignano. Tenore solista, maestro Giovanni Santi da Colbordolo, padre di Raffaello. Soprano solista e direttore artistico, Madonna Margherita Luti da Roma, donna amata e musa ispiratrice del divin pittore. Grazie, speriamo di essere stati di vostro gradimento e a presto in compagnia dei Soap Opera Dream. A caso gli ho dedicato mentalmente questa canzone. Allora grazie ancora, una bellissima serata, facciamo ancora un grande applauso ai Soap Opera Dream, che sono stati eccezionali anche con una bellissima scenografia. Chiamo qui con me il presidente della Proloco, Vito Marzo. Quando ci siamo visti in gennaio per preparare questo concerto, c'era anche il vice sindaco Alberto Virale, ce l'abbiamo fatta a realizzarlo. Sì, è vero, c'è stato uno stimolo, uno spunto anche della nostra concittadina Anna Rita, che è stata bravissima. Qui a Carpegna c'è sempre stata una grande tradizione musicale, tanti maestri di conservatorio, ha fatto bene Elisabetta a citare Zandorai, che proprio nella casa sotto i portici di via Roma passava l'estate a Carpegna, dove ritrovava i monti e il paesaggio del suo Trentino, e ha composto anche la Francesca da Rimini. C'è una lapide proprio che ricorda la sua presenza di questo grande musicista. A proposito di musicisti, c'è tra noi un grande musicista, un jazzista di Pesaro che passa da tantissimi anni l'estate con noi, che è Dorino Bonetti, un jazzista, clarinettista, compositore. Gli dobbiamo fare un applauso, che è qua, è un grande musicista del nostro territorio, della provincia di Pesaro Urbino, conosciuto in tutta Europa e in tutto il mondo. Do la parola al presidente Vito Marzo per un commento e un saluto a questa bellissima serata. Grazie, grazie Luca. Io innanzitutto volevo ringraziare, che nessuno me ne abbia, a te Luca. Ti volevo ringraziare per queste serate bellissime che ci regali. Perché, assolutamente sì, perché sono convinto di una cosa. E il ricordo di questa serata non ci lascerà mai. Questo concerto ha lasciato un segno, secondo me, perché queste voci bellissime e le note che abbiamo ascoltato rimarranno nei nostri cuori. Grazie. Ci avete colpito, grazie. Grazie. Quando si parla di bel canto italiano, si parla di bel canto mondiale, perché il bel canto ci ha fatto conoscere in tutto il mondo. Puccini, Verdi, per citarne alcuni, sono famosi in tutto il mondo e hanno fatto conoscere l'Italia nel mondo. Volevo cogliere l'occasione per salutare una persona che non c'è più, Franca Valeri, che ci ha lasciato due giorni fa. Con Franca Valeri se ne va un pezzo del teatro e della storia d'Italia. Franca Valeri ha rappresentato più di ogni altra,
con la sua ironia, con la sua intelligenza, le donne. Quindi vorrei veramente salutare Franca. E collegandomi da Franca, passando a De Sica, autore di Parlami d'amore, Mariù, Franca Valeri diceva: bastava guardarlo per imparare a recitare, così che diceva Franca. E passando da una donna eccezionale a un'altra, colgo l'occasione, perché non ho avuto modo di farlo in questi due giorni, per salutare una donna eccezionale di Carpegna, Ebe Francioni. Se potesse venire qui a dire due parole sarebbe bellissimo. Si dilegua, è timida, gli vogliamo fare un applauso. Grazie Ebe. Volevo salutarvi e ringraziarvi nuovamente, perché siete stati numerosi e carinissimi. Grazie di nuovo. Grazie. Grazie a Vito Marzo. Vi ricordo un'offerta libera per questa serata che è molto gradita. Domani sera non potete perdere il concerto dedicato a De André, eccezionale, con un gruppo che è considerato il gruppo che interpreta De André migliore in Italia, i San Bene, che sono di Recanati, sono degli amici di Carpegna. Una serata di grande qualità, ad offerta libera, no, e ad ingresso libero, qui nella piazza Conti, nella piazza dei Conti di Carpegna. Chiudiamo questa serata che è stata veramente bella. Il gruppo di Sabine, che è coordinata dalla bravissima ma anche molto bella Elisabetta Maddalena Cordella. Grazie mille, troppo buono. Buona serata a tutti, buona continuazione d'estate qui a Carpegna, nel Montefeltro. Grazie a tutti, a presto, a domani sera. Grazie. Buonanotte. Buonanotte.